Buongiorno a tutte, ben ritrovate dopo la consueta pausa estiva. Il progetto di oggi, giusto per arrivare subito a dei temi un po' più autunnali, vedete nei colori, sarà questa presina dove ho applicato sopra una mezza mela. Questa sagoma io l'ho ricavata da una presina vecchia che avevo già, però non è difficile, quindi non vi allego il cartamodello perché vedete è una forma molto molto semplice. Nel caso ci fosse qualche difficoltà, potete prendere una mascherina della FFP2, gli tagliate leggermente la parte sopra e vedete che la forma, magari arrotondatela un attimino ai lati, la forma potrebbe andare benissimo. Allora, cominciamo con l'elenco dei materiali. Riporto la sagoma della mela sulla stoffa rossa. Poi ovviamente la stoffa l'ho messa doppia. La stessa cosa l'ho fatta su quella beige. Cuciamo tutti i contorni lasciando aperta questa parte qui sotto. Servirà per girarlo. In questa parte qui invece la cuciamo tutta, non lasciamo aperte nessuno spazio perché faremo una croce per poterla girare, tanto poi una volta assemblata non si vedrà. Quindi sotto macchina andiamo a cucire i due pezzi. Una volta cucite le tagliamo. Ora giriamo il lavoro. Per girare questa parte dobbiamo praticare un taglietto qui sopra. Mi raccomando, attenti a non tagliare quella sotto, eh. Praticamente facciamo una croce. E la giriamo. Risvoltate le due parti, gli diamo una stirata. E poi andiamo a sporcare con il tampone la parte interna della mela. In questo modo. Scarichiamo un po', il colore per non rischiare di fare una macchia troppo evidente. Segniamo anche la riga di mezzo. Ora con la penna tracciamo dei segmenti così. E facciamo anche i classici semini all'interno della mela. Con del filo marrone scuro ricamiamo i segmenti che abbiamo segnato a matita. In questo modo infiliamo l'ago. E dentro. Così. Poi andiamo nell'altro sotto.
Non ci preoccupiamo di questa apertura, che avevamo creato per girare il lavoro, tanto va cucita sopra all'altro pezzo di stoffa, non si vedrà. Col pennarello indelebile coloriamo i semini. Mettiamo un attimo da parte questo. Ho già riportato la sagoma della presina sul retro della stoffa. Vedete? Quella fantasia, quella tintunita e la spugna che serve come imbottitura. Prima di cucire tutto, devo però attaccare la mela su questa parte qua, in modo da avere già il lavoro fatto quando cucio. E giro il lavoro. Quindi facciamo in questo modo. Mi segno la metà della presina. Poi apro e so che all'incirca la mia mela dovrò posizionarla qua per averla appunto al centro della presina. Quindi con la macchina da cucire cucio tutto intorno. La parte che avevamo lasciato aperta per girarla, vedete, l'ho messa all'interno, era così, l'ho messa all'interno e adesso non faccio altro che chiuderla cucendola direttamente sulla presina. Una volta cucita la prima parte, andiamo a cucire la parte sopra. Così. Prendiamo sempre il filo marrone scuro, cominciamo da questo punto qui facendo una croce. Quindi vado qua, non faccio altro che incrociare il filo, eh. E vado avanti così. Quindi qui ad esempio gli darò due punti così, sopra sotto, sopra sotto. Vedete, non ho fatto la croce, eh? Qua invece farò la croce. Poi fatelo a vostro gusto, eh? A me piace così. Voi potete fare anche tutte croci o tutti segnettini dritti. E così avanti fino a cucire tutto l'interno della mela. Cucita la mela, andiamo ad assemblare tutte le parti della presina. Quindi metteremo la stoffa dritto contro dritto, facendo attenzione che la parte alta della presina sia su, in modo che quando noi la giriamo la mela non sia a rovescio. Quindi prendiamo l'imbottitura. Io uso questa imbottitura che si usa anche per le cappe. Trovo che vada benissimo, specialmente per le presine. Allora, perché l'imbottitura rimanga dentro, dobbiamo metterla all'esterno della nostra presina, no? Non possiamo metterla qui sopra perché perdiamo la traccia di dove dobbiamo cucire. La mettiamo sotto. Quindi, imbottitura, rovescio del tessuto, la mettiamo sopra, dritto contro dritto. Queste due parti qui e cuciamo tutto intorno. Lasciamo aperta questa parte qua. Ci servirà poi per girare il lavoro e per mettere il gancino sotto macchina. Abbiamo cucito la presina, adesso tagliamo tutto il contorno.
giriamo il lavoro. Dalla striscia 15x3 facciamo in questo modo: pieghiamo un lembo verso l'interno, al centro, pieghiamo anche l'altro, così, e poi ripieghiamo in due e puntiamo con degli spilli. Facciamo tutta la striscia e poi la cuciamo a macchina. Cucita la fettuccina che mi farà da gancetto, la devo mettere all'interno della presina, quindi inserisco la stoffa qui in eccesso, così la piego in due e punto la metà con uno spillo. Quindi questa è la metà della presina. Riprendo il gancetto, lo inserisco all'interno, esattamente dove abbiamo puntato lo spillo, sotto macchina. Eccomi qua, ho cucito il bordo. Adesso facciamo la cucitura nel mezzo, poi chiudiamo e cuciamo anche questo pezzetto qui. Ecco finita la presina. Ecco fatto, che insieme all'altra formerà una bella coppia di presine da mettere nella mia cucina. Ricordate che se non volete farvi questo disegno qui perché magari non ne avete voglia o non sapete fare, potete sempre prendere una mascherina, ricordate, ve l'ho detto all'inizio, una mascherina FFP2, tagliate la parte sopra, arrotondate leggermente questi due angolini qui, arrotondati, e diventa un fantastico cartamodello per le presine che abbiamo fatto oggi. Quindi, che dire, provateci, divertitevi. Fatemi sapere, rimanete sempre con la campanella attivata in modo che sarete avvisati di ogni altro progettino che metterò su YouTube. Ciao a tutte e buon lavoro!